Il punto vendita di Lastra Signa di Unicoop Firenze ha appena festeggiato i 10 anni di attività. Per farlo, è stato realizzato un cartellone di eventi di 2 giorni che include, fra le altre cose, attività pensate per i bambini, il laboratorio di lettura ad alta voce curato da Letizia Fuochi ed un mini festival della lettura condivisa. Come per ogni anniversario che si rispetti, è il momento di fare un bilancio. L'esperienza è stata sicuramente un'esperienza positiva, tant'è vero che in Coop ce ne sono ben 40 di punti Bibliocoop, quindi quasi in tutti i negozi un pochino grandi che hanno una galleria commerciale hanno un punto di Bibliocoop. E hanno tutti dei grandi risultati, ci sono circa 300 volontari, 8.000 lettori che sono passati nel 2023 da queste biblioteche. Noi sinceramente non possiamo altro che ringraziare 2 consigliere, Renata Corzi e Angela Prestia, che sono state quelle che hanno fortemente voluto la biblioteca 10 anni fa e grazie al loro impegno è che ora siamo arrivati a questo punto. La Bibliocoop di Lastra Signa rappresenta quindi un presidio culturale permanente in grado di servire tutto il territorio, stimolando la lettura, creando nuovi lettori, giovani e non, e dando così vita ad una comunità di appassionati. Le biblioteche sono un presidio di cultura, però molte volte avere il prestito, quando uno magari entra in un supermercato con una finalità diversa, penso sia un modo diverso di toccare con mano, un impatto diverso, magari anche più, non dico più semplice, ma con una visione diversa, e questo era l'obiettivo di questo progetto. C'è un bisogno di avere contenuti. I contenitori ce l'abbiamo, abbiamo a Signa, a Lastra delle biblioteche efficienti, forti, fornite. Bene, dobbiamo creare anche intorno a questo un movimento di persone che hanno voglia di andare oltre, di avvicinarsi al libro, alla lettura, ma anche alla scrittura, perché da queste esperienze, da questi elementi, da queste situazioni viene voglia non solo di leggere, non solo di conoscere gli altri, ma anche di raccontarsi e iniziare a scrivere. Il progetto Bibliocoop viene lanciato nel 2010 in collaborazione con la Regione Toscana per favorire l'accesso alla lettura. Oggi l'operazione può vantare 8.000 lettori l'anno per 35.000 prestiti ed un archivio librario di oltre 50.000 volumi. Tutto questo grazie all'impegno di 300 volontari sparsi nei 40 punti Bibliocoop di tutta la Toscana. La Bibliocoop di Lastra Signa, così come le altre, rappresenta un vero e proprio punto di prestito decentrato, lavorando in connubio con la biblioteca comunale e dando vita ad una sinergia in grado di portare benefici ad entrambi gli spazi coinvolti. Chiaramente per noi è un valore aggiunto per la biblioteca, perché questo permette non solo di far conoscere l'importanza, la valorizzazione, la promozione della lettura, ma anche diciamo, la conoscenza della struttura che è la biblioteca, che si trova vicino insomma, al punto Bibliocoop. La 2 giorni di eventi è stata aperta dalla presentazione del libro Il mio migliore amico è fascista, a cura della scrittrice e illustratrice Taqwa Ben Mohamed, un volume che ben sintetizza lo spirito di comunione e comunicazione che sta dietro al progetto Bibliocoop, col dialogo utilizzato come veicolo di annullamento delle distanze umane e culturali. Un ascolto reciproco, quando ascolti una persona veramente ti immedesimi in quella persona per capire chi è, perché pensa in questo modo e così è stato anche da parte sua, lui ha ascoltato me, io ho ascoltato lui e siamo cresciuti entrambi.